Sul pianeta Terra, di notte, sono visibili a occhio nudo circa un migliaio di stelle. Se questo spettacolo luminoso può impressionarci, ci sono luoghi nella galassia dove vederlo potrebbe spazzarci via. Immaginiamo un sole ai bordi di un ammasso gigante composto da un milione di altri soli che riempiono il cielo in ogni punto dell'orizzonte. La densità stellare è molto elevata e la distanza tra le stelle può essere di poche centinaia di anni luce. I magnifici ammassi della galassia sono molto di più che qualcosa di bello da guardare. Racchiudono i segreti della formazione delle stelle o della loro distruzione quando esplodono in supernove giganti, generando gli elementi base della vita. La nostra ricerca di un ammasso cosmico comincia non attraverso le lenti di un telescopio, ma a bordo di una navicella interstellare. La missione: attraversare la galassia e scoprire perché gli ammassi sono così importanti e perché possono rivelarci i misteri delle stelle. La prima tappa, le Pleiadi, uno dei più famosi ammassi di stelle a 440 anni luce dalla Terra. Conosciuto fin dall'antichità, contiene migliaia di astri, ma solo alcuni sono visibili dalla Terra. Le Pleiadi sono chiamate le stelle sorelle. Sono un ammasso luminoso facilmente visibile nel cielo invernale. Tuttavia, le stelle veramente visibili sono solo sei, e solo persone con un'ottima vista ne vedono 8 o 10. Raramente ho incontrato qualcuno che ne vedesse esattamente 7. Forse nell'antichità c'erano altre stelle più luminose, che ora si sono affievolite. Quelle facilmente visibili oggi sono solo 6, ma ce ne sono centinaia o forse migliaia. Visiteremo le Pleiadi in cerca di elementi che possano rivelare i segreti dell'universo, perché gli ammassi contengono la chiave per comprendere la nascita delle stelle, la loro vita e la loro morte, nonché i segreti della creazione. Nelle Pleiadi, come in tutti gli ammassi, le stelle sono così vicine tra loro da poter essere considerate tutte alla stessa distanza dalla Terra. Naturalmente, le stelle di un ammasso non sono tutte esattamente alla stessa distanza da noi, ma sono così lontane che le differenze sono minime e irrilevanti. Una bella analogia è quella di uno stadio pieno di gente osservato da un dirigibile in cielo. Dal punto di vista del dirigibile, gli spettatori sono tutti circa alla stessa distanza. Ciò che sappiamo sulle stelle, dimensione, peso e età, viene dedotto dal calcolo della luminosità intrinseca. Ma non si può valutare la reale luminosità di una stella senza conoscerne la distanza. E qui entrano in gioco gli ammassi. Presumere che tutte le stelle di un ammasso siano alla stessa distanza da noi è importante. Disponiamo così di un campione per misurarne la luminosità intrinseca reale. A meno di presumere che si trovino tutte alla stessa distanza, non c'è niente che ci dica se stiamo guardando una stella luminosa lontana o una stella fievole ma vicina. Le stesse regole applicate per le stelle possono essere applicate anche alle macchine. Ecco due auto di modello identico. I fari di ciascuna avranno esattamente la stessa luminosità. Da questa posizione i fari di una macchina sembrano uguali a quella dell'altra. Ma se usiamo le macchine come fossero stelle dell'universo, dobbiamo porle a distanza diversa. Ok, vai indietro. Guarda i fari ora. Quelli distanti sono più deboli di questi, malgrado sappiamo che sono uguali. Questa è la legge dell'inverso del quadrato. Se la macchina è lontana il doppio, allora i fari saranno 4 volte più deboli. Se lontana il quadruplo, 16 volte più deboli. Ma a volte una luce che appare debole lo è davvero. Questa torcia e i fari sono come le stelle di un ammasso. La torcia accanto ai fari sembra fievole perché è fievole, non perché è più lontana.
In un ammasso, una stella fievole vicino a una brillante sembrerà debole perché è tale, non perché è più lontana. Le Pleiadi ci appaiono come un misto di stelle luminose e stelle fievoli. Ed è questa grande varietà di corpi molto diversi tra loro, ma raccolti in uno stesso luogo, che ci spiega il mistero dell'evoluzione stellare. Gli ammassi ci permettono di capire come una stella vive e muore. Facciamo un esempio. Se un alieno volesse imparare come vivono e muoiono gli esseri umani, ma avesse solo 30 secondi, scatterebbe foto di milioni di uomini. Non potrà osservare come vive e muore un singolo individuo, ma osservando un gruppo potrà intuire la nostra storia. Vedrebbe bambini e vecchi. Un ammasso è come un'istantanea di un certo intervallo di tempo. Ma vi sono stelle che sono in stadi molto diversi della loro vita. È questo l'elemento utile per gli astronomi. Sappiamo che le stelle più grandi e luminose sono le più pericolose, così ci teniamo a distanza. Le stelle giovani sono le più attive e potenti dell'universo. Quelle che si espandono fino a dimensioni gigantesche, prima di diventare delle supernove. Ma il pericolo è in agguato persino in un ammasso cui è stato dato il nome affascinante di Jewel Box. La prossima tappa del nostro viaggio è un luogo familiare a chi vive nell'emisfero nord. Siamo a 80 anni luce dalla Terra, in avvicinamento all'ammasso stellare più prossimo a noi, la costellazione dell'Orsa Maggiore. Avvicinandoci con la navicella, noteremo 5 stelle centrali, il famoso Grande Carro. È facile notare che esse si muovono insieme. Come nella maggior parte dei casi, però, anche se sembrano parte di uno stesso ammasso, sono completamente slegate tra loro. E gravitazionalmente parlando, non hanno niente a che fare le une con le altre. Tuttavia, questo gruppo in movimento dell'Orsa Maggiore si è formato insieme. Nel tempo, il movimento cambierà l'attuale schema familiare di queste stelle. Ma l'Orsa Maggiore può rivelarci qualcos'altro. Per esempio, perché alcuni ammassi sono più estesi di altri? Di forma irregolare e dall'aspetto sparpagliato, sono chiamati ammassi aperti. Un ammasso aperto è un'aggregazione di stelle con legami relativamente deboli. Si formano nelle braccia a spirale di una galassia e poi gradualmente si allontanano e si disperdono. Secondo gli scienziati, praticamente tutte le stelle nascono in un ammasso, ma via via che il tempo passa, quelle degli ammassi aperti si disperdono a causa della gravità di altre stelle di passaggio. Questo permette di dedurre che molti ammassi sono giovani, perché altrimenti le loro stelle non starebbero ancora lì. Un ammasso stellare è come il mucchio di coriandoli nella mia mano. La gravità gradualmente allontana le stelle e disperde l'ammasso. Ma se soffio sul mucchietto, questo si disperderà. Proviamo. Se questo fosse stato un ammasso di stelle, non di coriandoli, la gravità sarebbe stata l'agente che gradualmente avrebbe disperso le stelle, fino a non far rimanere quasi nulla. Nella nostra esplorazione, questi giovani ammassi sono molto importanti, perché ci offrono molte stelle in un unico luogo. È come se fossero dei campionari dai quali è possibile scoprire se certi tipi di stelle siano rari o comuni. Nella maggior parte degli ammassi, di solito, si trovano poche grandi stelle luminose, un numero maggiore di stelle ordinarie, come il nostro Sole, e moltissime stelle piccole e fievoli, a malapena visibili. Ma quanto sono vicine queste stelle? In realtà si trovano a miliardi di chilometri di distanza tra loro. Tuttavia, inserendo i dati nel computer della navicella, scopriamo che sono molto più vicine le une alle altre di quanto non lo siano rispetto alla Terra. Intorno al Sole, la densità delle stelle è di circa 1 per 50 anni luce cubici. In un ammasso aperto tipico, potrebbero essere anche 500. Anche noi eravamo in un ammasso aperto, ma è passato molto tempo e le nostre sorelle ora sono dall'altra parte della Via Lattea. Qual era la situazione intorno al Sole quando era parte di un ammasso?
Per scoprirlo, impostiamo la rotta per un luogo dove le stelle si stanno formando in un ammasso proprio adesso. Siamo diretti a 1500 anni luce dalla Terra, verso la nebulosa di Orione, che appare come una stella sfocata nella spada di Orione. Da vicino è uno spettacolo meraviglioso di luce. La nebulosa di Orione è una delle culle a noi note in cui proprio ora si stanno formando delle stelle. Se potessimo volarci attraverso vedremmo moltissimi astri, ma al centro ce ne sono quattro particolarmente luminosi che formano una configurazione chiamata trapezio. Sorvolando la nebulosa si vedrebbero queste quattro stelle brillanti recenti e un gruppo di corpi più piccoli che fluttuano intorno. Un viaggio favoloso. Stiamo puntando verso il trapezio, le quattro stelle più luminose di un ammasso. Un attivo laboratorio di formazione stellare. Migliaia di altre stelle si sono già formate o sono nel bel mezzo del processo. Ma secondo gli scienziati, è l'ammasso stesso a imporre una sorta di controllo delle nascite durante l'intero ciclo. Solo circa il 10% della massa di una nebulosa diventerà davvero parte delle stelle che si formeranno. Ma perché così poco materiale si trasforma in stelle? Le teorie di questo momento sostengono che dipenda da un meccanismo di reazione. Quando una stella si forma, essa retroagisce sulla nebulosa alla maniera di un termostato e così di fatto finisce per limitare la quantità di stelle formabili. Nell'ammasso del trapezio vi sono quattro stelle massicce che stanno producendo un'enorme quantità di radiazioni ultraviolette e venti che, soffiando, influenzano i gas necessari alla formazione delle stelle. Il ritmo della formazione degli astri in questa zona è influenzato da questi fenomeni creati dalle stelle massicce. Se le nebulose sono gli asili nido stellari, allora gli ammassi sono le scuole elementari, dove le stelle rimangono tutte insieme fino a quando la vita e la galassia non le separerà. Ma non tutti gli ammassi sono simili. Ora incontreremo quelli che costituiscono uno degli ambienti più estremi dell'intera galassia, dove le stelle sono così massicce da essere sul punto di esplodere e cadere nell'oblio. Quando si parla di ammassi di stelle, una delle prime cose che la maggior parte delle persone vuole sapere è: qual è la più grande? Qual è quella che spicca di più? Non è diverso dall'osservare una grande città, della quale vuoi sapere quali siano gli edifici più alti e quali gli elementi più caratteristici. Se esiste un Empire State Building degli ammassi stellari, dobbiamo viaggiare per 10.000 anni luce prima di trovarlo. È chiamato Westerland 1, un superammasso con una massa totale pari a 100.000 volte il nostro Sole. Westerland 1 detiene il record assoluto del più grande ammasso finora conosciuto. Possiede 100.000 stelle e ciò che è più strano è che per un lungo periodo non ci eravamo resi conto che fosse così grande. Gli astronomi lo conoscono da molto tempo, ma solo 5 anni fa abbiamo dato una prima occhiata alle sue stelle, perché è stato allora che abbiamo potuto usare dei rilevatori a infrarossi adatti per oltrepassare la polvere galattica che si trovava tra la Terra e l'ammasso. I recenti progressi dell'astronomia infrarossi rivelano uno spazio composto da soli 6 anni luce, ad altissima densità stellare. I corpi più grandi e più brillanti sono vere bizzarrie galattiche. Stelle supergiganti di varie dimensioni e colori, dal blu al rosso al giallo. Le fasi supergigante blu, supergigante rossa e gialla distinguono le fasi della vita di una stella massiccia. All'inizio sono blu, poi diventano rosse, ma se potessimo guardare negli strati più profondi, vedremmo che in alcuni casi fanno avanti e indietro fra blu e rosso. Fra la fase rossa e quella blu ce n'è un'altra, quella gialla. Il Sole, ritenuto una stella comune, è piccolo comparato alle supergiganti, di qualunque colore esse siano. Supponiamo che il nostro Sole, che ha un diametro 100 volte maggiore della Terra, fosse ridotto alla dimensione di questo spillo, ovvero meno di 3 mm di diametro.
In tal caso, le stelle più grosse, come per esempio le supergiganti rosse, potrebbero essere grandi quanto la cupola del telescopio alle mie spalle. Sono davvero giganti se comparate al Sole. E il Sole è già così grande rispetto alla Terra. Le stelle supergiganti, siano esse blu, gialle o rosse, sono dette stelle massicce evolute. Ovvero hanno già consumato il loro combustibile nucleare di idrogeno e si stanno trasformando in giganti per esplodere poi come supernove. Le supernove sono così brillanti che è facile vederle da lontano. Ma una delle domande più frequenti è se una supernova può causare una distorsione spazio-temporale tale da essere visibile per noi. Certo, noi speriamo che una supernova crei una distorsione dello spazio-tempo abbastanza consistente da essere osservabile, ma non sarà facilmente visibile. E forse verremmo anche sballottati un po'. Comunque, speriamo che le attuali o le future generazioni di strumenti rilevino queste onde nella struttura dello spazio-tempo. Sarebbe un ramo nuovo e inesplorato dell'astrofisica, l'astronomia delle onde gravitazionali. Il nostro Sole evolverà in una gigante rossa e si espanderà abbastanza per inglobare l'orbita della Terra, ma non raggiungerà le dimensioni pari all'orbita di Giove, come una supergigante, e non esploderà in una supernova. Ma le supergiganti di un ammasso offrono indizi sull'età dell'ammasso stesso. Queste stelle incredibilmente massicce sono importanti perché hanno vita molto breve. Vivono solo per 5 o 6 milioni di anni, quindi se osserviamo una stella che si è evoluta ed è vicina alla propria fine, possiamo dedurre che l'età generale dell'ammasso vi corrisponderà, o la stella sarebbe già esplosa. Fino ad oggi gli astronomi hanno scoperto solo alcuni di questi ammassi estremamente giganti. E come Westerland 1, tutti sono rimasti praticamente sconosciuti sino a tempi molto recenti. Tanto per far capire quanto poco sappiamo, basta pensare che solo 10 anni fa non sapevamo niente riguardo a questi ammassi massicci. Ogni giovane ammasso a noi noto aveva meno di 10.000 stelle. Ce ne sono migliaia di questi piccoli, ma ora ne conosciamo una decina di quelli massicci. Poiché nella nostra galassia vi è tanta polvere, molti degli ammassi stellari scoperti fino ad ora si trovano nella zona che circonda il punto della Via Lattea dove ci troviamo noi. Adesso possiamo a malapena vedere fino al centro della galassia, ma via via che la tecnologia progredirà, riusciremo a vedere anche nelle zone più remote e nei bracci della spirale. Westerland 1 non rimarrà a lungo l'ammasso giovane più massiccio a noi noto, poiché ne scopriamo continuamente. Alcuni superammassi sono vicini al nucleo galattico, dove potrebbero essere dilaniati in pochi milioni di anni dalle onde gravitazionali dei buchi neri giganti della Via Lattea. Gli astronomi stanno studiando molto accuratamente le loro stelle luminose. Il nostro prossimo passo è Quintablit, un ammasso enorme di 4 milioni di anni, chiamato così per via delle 5 supergiganti che dominano al centro. Esso ospita anche la stella Pistola, una delle più luminose dell'intera galassia. I segreti di queste stelle massicce sono avvolti in una nube di polvere rossa. Nel 2006, in cerca di una soluzione, gli studiosi hanno cercato di osservarle più da vicino, usando il telescopio Keck delle Hawaii. I risultati sono stati sorprendenti. Due stelle circondate da bizzarre spirali. Questo significa che le supergiganti non sono sole. Nell'ammasso stellare Quintuplet ci sono molte stelle massicce a sistema binario e sono nella fase di eliminazione del loro involucro esterno. Tali involucri collidono fra loro e formano degli schemi a spirale. È difficile trovare tutti questi elementi in uno stesso posto. Sono stelle poco comuni. Se guardiamo altrove nella nostra galassia, ne possiamo osservare una ogni tanto, ma raramente tante in un unico luogo. È solo questione di tempo, prima che queste e una qualsiasi delle altre centinaia di stelle supermassicce accendano l'ammasso con le loro esplosioni di supernove.
spazzando via i loro pianeti e anche le eventuali civiltà presenti sui mondi più vicini, con le loro radiazioni mortali. Ma un pericolo simile è in agguato anche all'interno di altri ammassi della galassia. Per esempio l'ammasso Arcis, che è a 25.000 anni luce dalla Terra e a soli 100 dal centro della Via Lattea. Arcis è il primo grande ammasso giovane scoperto ed è il più denso ammasso giovane della galassia. L'area circostante il nostro Sole è praticamente vuota se paragonata all'ammasso Arcis. Considerando i 50 anni cubici di luce intorno al Sole, il sistema più vicino è Alpha Centauri. Se si trattasse di Arcis, le stelle sarebbero così vicine che in una zona di pari estensione se ne troverebbero più di un milione e illuminerebbero il cielo dei pianeti sia di notte che di giorno. Se vivessimo su un pianeta nell'ammasso Arcis o in un altro ammasso a densità simile, di notte vedremmo migliaia di stelle. Alcune di esse sarebbero così brillanti che anche il cielo notturno sarebbe più luminoso che con la luna piena. Per avere un'idea, si può pensare alla luminosità di un ufficio nelle ore diurne. L'ammasso di Arcis è uno dei punti di riferimento principali nella nostra galassia ed è stato usato dagli scienziati per capire quanto una stella può diventare grande. La nostra ricerca di ammassi cosmici ci ha portato ad Arcis, una delle più importanti formazioni del genere della nostra galassia. Gli scienziati possono scoprire quanto una stella possa diventare grande. Sembra una questione semplice, ma fino a pochi anni fa non sapevamo quanto una stella potesse essere davvero massiccia. Arcis possiede le caratteristiche utili per rispondere a questa domanda. Infatti, in un ammasso tanto grande ci sono molte stelle massicce studiabili. E con un'età di 2,5 milioni di anni, questo ammasso è abbastanza giovane perché le sue stelle massicce non siano ancora esplose. Quindi la stella più grande è un'ottima guida per capire come le stelle massicce diventino tali. In Arcis vi è un grosso gruppo di stelle a bassa massa, uno più piccolo di stelle a dimensione media, forse un centinaio, e una dozzina di stelle massicce con una massa pari a circa 130 volte quella del Sole. Oltre questo, non vediamo altro. Sembra come il limite di una scogliera. Se esistessero stelle con una massa superiore a 130 volte quella solare, queste si dovrebbero trovare nell'ammasso di Arcis. Invece, sembra che la natura abbia posto un limite alla massa massima di una stella, che si aggira intorno a 130-150 volte quella del Sole. Lasciamo l'ammasso giovane di Arcis e tracciamo una rotta per una zona molto diversa della galassia. Nei sobborghi tranquilli della Via Lattea, dove vivono cittadini più anziani, gli ammassi globulari. Ammasso globulare è una delle espressioni che amo di più e sono esattamente questo. Un grosso globo capace di contenere fino a 1 milione di stelle. Sono ancora un mistero. Sembrano essere tra le più vecchie della galassia. Forse sono vecchie addirittura quanto l'universo stesso. Visivamente sono sorprendenti, ma è l'età degli ammassi globulari la cosa davvero straordinaria. Avendo all'incirca l'età dell'universo, spingono inevitabilmente a chiedersi quale sia l'età della galassia. Allora, la Via Lattea è vecchia quanto l'universo stesso? Secondo le prove che abbiamo, l'universo ha circa 13,7 miliardi di anni e gli ammassi globulari più vecchi ne hanno circa 13 miliardi. Ciò significa che si sono formati entro il primo miliardo di anni successivo al Big Bang. E questo in pratica individua la nascita della nostra galassia. Riteniamo comunque che anche altre galassie si siano formate entro il primo miliardo di anni successivo alla nascita dell'universo. Gli scienziati non sanno ancora come si siano formati gli ammassi globulari. È un mistero astronomico per ora irrisolto. Tuttavia, considerando che ne esistono anche in altre galassie, forse hanno qualcosa a che fare con la formazione delle galassie stesse. Poiché alcune singole stelle sono molto vecchie, in alcuni casi si ritiene che abbiano 13 miliardi di anni, gli ammassi globulari sono altrettanto vecchi e si sono formati all'epoca in cui si è formata la galassia,
Ciò che non sappiamo è se si sono formati prima loro e poi la galassia si è condensata a partire dalla nube molecolare rimanente, o se si sono formati insieme. Per trovare gli ammassi globulari dobbiamo uscire dal disco della galassia, dove risiede la maggior parte delle stelle, e dirigerci verso un luogo chiamato Alone Galattico. L'alone galattico della Via Lattea è un grande insieme di stelle di forma più o meno sferica, molto esteso, che circonda la nostra galassia a spirale. Ed è esattamente qui che si trovano gli ammassi globulari. Gli ammassi globulari finora noti sono circa 160, ma si ritiene che una volta fossero molti di più. La loro presenza nell'alone, lontano dall'influenza del disco galattico, potrebbe avere a che fare con il modo in cui mantengono una disposizione sferica. Forse tutti gli altri ammassi vicino al disco si sono dissolti molto tempo fa. Ma nell'alone ce n'è ancora almeno uno che rischia di essere dilaniato e che ha perduto l'80% delle stelle che possedeva al momento della sua formazione. Programmiamo la rotta per l'ammasso globulare M12. E osserviamo da vicino al disastro. Invece di orbitare all'esterno della galassia o di attraversarne il confine esterno, l'M12 è passato vicino al centro e così facendo si è trovato soggetto all'interazione gravitazionale di tutte le stelle all'interno della Via Lattea. Questa è stata abbastanza potente da spingere via le stelle di massa bassa dell'ammasso ad ogni passaggio. E alla fine l'M12 è praticamente rimasto senza nulla, divorato dalla Via Lattea. Per ora gli ammassi globulari sono molto affollati, con una densità 60.000 volte maggiore rispetto alle stelle della nostra zona della galassia. Ma sono vecchi e le stelle massicce che possedevano una volta si sono esaurite. Quindi il cielo degli ammassi globulari è affollato, ma la loro luminosità è ormai piuttosto tenue. Se fossimo un pianeta che orbita intorno a una stella in un ammasso globulare, vedremmo migliaia di stelle, ma l'illuminazione notturna sarebbe pari a quella di una stanza con solo alcune candele. Orbitando nell'alone galattico, gli ammassi globulari sono per la galassia quello che le lune sono per un pianeta. Quelli presenti alla periferia di altre galassie mostrano che si tratta di qualcosa di abbastanza comune. Ora il nostro viaggio ci porta molto più lontano, a 60 milioni di anni luce di distanza, verso una galassia ellittica enorme chiamata M87, che somiglia un po' a un ammasso globulare. Molti dei puntini sfocati di questa foto, scattata dal telescopio spaziale Hubble, sono ammassi globulari che orbitano intorno alla M87. La galassia gigante ne possiede 15.000. Ma essa detiene un altro record della fenomenologia degli ammassi. Si trova al centro di un ammasso non di stelle, bensì di galassie. Proprio dove passiamo ora con la nostra navicella per osservare la violenza di una stella gigante che collide alla velocità di 1,5 milioni di chilometri all'ora. Diamo ora una rapida occhiata agli ammassi stellari per capire come la gravità riesca a tenere insieme le stelle. La gravità è la scultrice del cosmo. La sua influenza può essere estesa e può far sì che alcune galassie si ammassino proprio come accade negli ammassi stellari, ma su scala molto più grande, in termini di milioni di anni luce. Davvero fantastico. È un processo che inizia nel cortile della nostra casa astronomica, dove la navicella è pronta per superare i confini della galassia. La Via Lattea è grande, ma è spiraloide. Noi ci troviamo in un piccolo gruppo, che nel cosmo è un genere di ambiente piuttosto tipico dove trovarsi. Solo il 5% delle galassie si trova in ammassi ricchi, più della metà sono in piccoli gruppi. L'ammasso a cui appartiene la nostra galassia è chiamato gruppo locale.
E con un viaggio di 3 milioni di anni luce superiamo due dei membri più grandi, la Via Lattea e M31, la galassia di Andromeda. La successiva in grandezza è la Triangolo. Fra loro ci sono alcune decine di galassie nane. Le galassie che si trovano entro un singolo ammasso tendono gradualmente a fondersi. Quindi, nei prossimi 5 o 6 miliardi di anni, probabilmente la Via Lattea si fonderà con Andromeda. Se guardassimo l'universo posizionandoci nell'orbita terrestre, ecco quello che vedremmo. La nostra galassia domina il panorama estendendosi attraverso il centro. Ma se ci fondessimo con Andromeda, allora il panorama sarebbe molto diverso. Un evento spettacolare. E il risultato sarebbe una galassia ellittica molto diversa rispetto alle due spirali. Andromeda si muoverebbe a lungo durante la sua danza gravitazionale con la Via Lattea. La fusione distruggerebbe le loro eleganti forme. Alla fine si assesterebbero in una forma rotonda gigante, tipica delle galassie ellittiche dell'universo. Il gruppo locale è piccolo se paragonato ai grandi ammassi di galassie del cosmo. Uno grande e vicino sarà la nostra prossima meta. Il nostro gruppo locale è a circa 60 milioni di anni luce da un ammasso molto più grande, quello della Vergine, che è formato da molte migliaia di galassie. Il nostro gruppo locale, insieme ad alcuni altri, è parte di una struttura ancora più grande detta superammasso locale. In questi ammassi si scatenano forze violentissime e le galassie si muovono a incredibile velocità. Stiamo parlando di centinaia di chilometri al secondo, più o meno 1,5 milioni di chilometri all'ora. Compiamo quindi il nostro viaggio nel regno ad alta velocità di questi ammassi giganti per risolvere il mistero delle galassie. Perché alcune possiedono stelle che si formano negli ammassi e altre no? La risposta si trova nei gas galattici. Le galassie sono in parte ricche di gas e in parte povere di gas. Quelle ricche tendono a formare attivamente delle stelle, mentre quelle povere no. Un ammasso di galassie in attività è come una zona di guerra. 1,5 milioni dei chilometri orari mette qualunque galassia ricca di gas in pericolo di essere soffocata. Una galassia viene soffocata quando, non essendo parte di un ammasso, si avvicina ad un altro e la forza gravitazionale di questo ammasso rimuove o risucchia i gas della galassia in arrivo, lasciandola in uno stato di insufficienza e nell'impossibilità di formare nuove stelle. E così, in pratica, soffoca. Quando una galassia entra in profondità nell'ammasso, attraversando i gas sottili che vi si trovano, deve affrontare ciò che viene chiamato effetto di Ram Pressure Stripping. Sfrecciando attraverso questi gas, la loro pressione può sottrarre quelli della galassia, portandola ad uno stato di relativa assenza, in cui è incapace di formare nuovi ammassi di stelle. Se volessimo vedere i gas intergalattici di un ammasso, non ci riusciremmo. Sono talmente sottili che sulla Terra li consideriamo vuoto assoluto. Ma se accendessimo i rilevatori a raggi X della nostra navicella, vedremmo un grande splendore. Se osserviamo con un telescopio comune, le galassie che vediamo nella luce visibile non sono le sole componenti di un ammasso di galassie, né sono quelle dominanti. Infatti, questo ruolo va ai gas sottili che si scaldano a causa degli urti durante il processo di formazione dell'ammasso. Sono così caldi che brillano ai raggi X, ma sono invisibili alla luce normale. Questi gas caldi esercitano un'influenza gravitazionale sull'ammasso, superiore a quella delle galassie visibili. La loro travolgente gravità aiuta ad attrarre gli ammassi di galassie in un centro comune. E osservandoli, possiamo farci un quadro del nostro futuro.
Al centro, spesso, c'è una galassia ellittica gigante, risultato di infinite fusioni tra galassie, come quella che ci unirà ad Andromeda. Questa è la tendenza comune per gli ammassi di galassie. Le galassie all'interno via via si fonderanno fino a formare una sola supergalassia. L'universo è destinato a essere disseminato di supergalassie isolate? La gravità continuerà la sua incessante attrazione? Per trovare la risposta, utilizziamo alcuni supercomputer come fossero una macchina del tempo che ci porterà nel futuro. Lo scenario che ne emerge è forse molto più estremo di quanto abbiamo mai immaginato. Il più grande telescopio del mondo e gli osservatori satellitari offrono ciclicamente sorprendenti fotografie degli ammassi cosmici. Ma esse sono solo istantanee di un momento. Per osservare l'evoluzione dell'universo serve una macchina del tempo. La vita umana è breve, se paragonata alla scala temporale cosmica. Ma possiamo osservare, simulandoli al computer, come le galassie e gli ammassi si evolvono. I supercomputer trasformano la navicella in una macchina del tempo per la prossima tappa della nostra missione e per scoprire come l'universo si è evoluto e dove andrà a finire. Questa simulazione mostra la formazione di un ammasso di galassie. 12,3 miliardi di anni di evoluzione stellare concentrati in meno di un minuto. Visualizzazioni come queste sono strumenti importanti per aiutarci a capire come funziona l'universo e dove ci porterà il futuro. La simulazione di un ammasso di galassie che si evolve in miliardi di anni mi lascia sempre senza fiato. È incredibile osservare con quale eleganza opera il tempo cosmologico. Ecco come funziona. Tutto comincia con ciò che gli scienziati chiamano problema a N corpi. N sta per il numero di corpi, ovvero pianeti, stelle o galassie, e il problema è l'esecuzione di alcuni semplici calcoli matematici per scoprire come la legge di gravità di Newton faccia sì che tali corpi si muovano nello spazio. Queste simulazioni sono un modo incredibilmente efficace per studiare come i sistemi complessi, tipo gli ammassi di galassie, si evolvono nel tempo. Peter Tuber è un esperto di simulazione all'Università del Maryland e inserisce la formula della gravità in un supercomputer chiamato Pensiero Profondo. In tal modo, per esempio, è facile scoprire l'orbita di un pianeta intorno a una stella. Si tratta di un problema a due corpi. Uno studente di matematica può farlo in un attimo, ma se invece dovessimo calcolare il movimento di molte stelle? Il problema a n corpi è un po' come un gioco di prestigio. Pensiamo a un giocoliere e alle sue palline. Un problema a due corpi è facilmente eseguibile. Forse ci riesco anch'io. Chiaramente serve molto sforzo e il cervello deve darsi da fare per gestire correttamente le due palline. Ora immaginiamo di doverlo fare con tre o quattro. Io non ne sono capace, ci sono persone che ci riescono. Ma tutto cambia quando si tratta di 20 palline. In verità, i calcoli necessari per questo problema sono abbastanza facili. Ma la ragione per cui si ha bisogno di un computer è che ci sono molte operazioni da svolgere. Ragazzi, pronti? Alcuni studenti ce lo dimostrano con 12 stelle e senza computer. Numero 1 è 6-4. Numero 2? 3-4. Numero 3? 2-4. La posizione iniziale di ciascuna stella traccia delle coordinate sulla mappa. Numero 8 è 4-4. Ogni stella raggiunge una propria velocità e il resto è nelle mani degli studenti. Usando la legge di Newton, hanno scoperto che la gravità di ogni stella agisce su tutte le altre e determinerà la sua posizione nel prossimo frangente. Numero 1.
Questi studenti dovrebbero lavorare per 300 anni senza mai fermarsi, per fare quello che un supercomputer fa in un secondo. I calcoli degli ammassi di galassie prevedono milioni o perfino miliardi di N corpi. Ma fortunatamente ci sono supercomputer sempre più avanzati che permettono di simulare il passato, il presente e il futuro dell'universo. I supercomputer più all'avanguardia di oggi sono ben lontani dai desktop che usiamo a casa. Sono facili da costruire ed economici, quindi ce ne sono molti disponibili. Fra le simulazioni attuali più complesse c'è in Europa la cosiddetta Millennium Run, dove 10 miliardi di galassie vengono gestite da un supercomputer che funziona ininterrottamente per 28 giorni e 343.000 processor hours. Il risultato è un viaggio in 3D attraverso 2,4 miliardi di anni luce di spazio, che mostra centinaia di milioni di galassie raggruppate in ammassi accanto a fili di materia oscura. Usando questi sofisticatissimi supercomputer, gli scienziati non solo studiano il passato, ma possono anche prevedere il futuro. Penso sia davvero bello poter usare ciò che sappiamo delle condizioni attuali dell'universo e creare queste simulazioni computerizzate per prevedere la possibile evoluzione nel tempo. La simulazione comincia con la schiuma quantica rimasta dal Big Bang e che lungo 13 miliardi di anni, infine, si condensa negli ammassi e superammassi di galassie, accanto alla rete di filamenti e vuoti, come quelli che siamo in grado di rilevare oggi. Si tratta del fenomeno di ammasso cosmico determinato dalla gravità al suo grado più estremo. Ma la forza di gravità è controbilanciata dalla misteriosa energia oscura che sta facendo allontanare gli ammassi di galassie. Circa una decina di anni fa, gli astronomi scoprirono che l'espansione dell'universo accelerava con il passare del tempo. La gravità terrà insieme gli ammassi di galassie solo a livello locale. Il nostro gruppo locale si fonderà in una supergalassia, ma tutte le altre galassie dell'universo si allontaneranno da noi. Fra 100 miliardi di anni, questa regione di spazio potrebbe essere completamente buia. Non appena le galassie intorno a noi si allontaneranno e raggiungeranno la velocità della luce, perfino la luminosità che emaneranno non riuscirà più a raggiungerci. Esse si disperderanno nelle vaste regioni dello spazio e infine spariranno alla vista. La nostra galassia sarà un'isola incastonata nella più totale oscurità. Le nubi di gas continueranno a formare gli ammassi di stelle, ma gli astronomi del futuro non saranno in grado di vedere nulla oltre i confini della nostra galassia. Se il lavoro dei cosmologi di oggi non verrà preservato, non ci saranno elementi che possano dir loro che una volta è avvenuto il Big Bang. E niente gli permetterà di conoscere l'enormità che vive al di là di ciò che noi oggi chiamiamo l'universo. Città delle stelle, la loro vita e la loro morte, nonché i segreti della creazione. Nelle Pleiadi, come in tutti gli ammassi, le stelle sono così vicine tra loro da poter essere considerate tutte alla stessa distanza dalla Terra. Naturalmente, le stelle di un ammasso non sono tutte esattamente alla stessa distanza da noi, ma sono così lontane che le differenze sono minime e irrilevanti. Una bella analogia è quella di uno stadio pieno di gente osservato da un dirigibile in cielo. Dal punto di vista del dirigibile, gli spettatori sono tutti circa alla stessa distanza. Ciò che sappiamo sulle stelle, dimensione, peso e età, viene dedotto dal calcolo della luminosità intrinseca. Ma non si può valutare la reale luminosità di una stella senza conoscerne la distanza. E qui entrano in gioco gli ammassi.
Presumere che tutte le stelle di un ammasso siano alla stessa distanza da noi è importante. Disponiamo così di un campione per misurarne la luminosità intrinseca reale. A meno di presumere che si trovino tutte alla stessa distanza... Questa torcia e i fari sono come le stelle di un ammasso. La torcia accanto ai fari sembra fievole perché è fievole, non perché è più lontana. In un ammasso, una stella fievole vicino a una brillante sembrerà debole perché è tale, non perché è più lontana. Le Pleiadi ci appaiono come un misto di stelle luminose e stelle fievoli. Ed è questa grande varietà di corpi molto diversi tra loro, ma raccolti in uno stesso luogo, che ci spiega il mistero dell'evoluzione stellare. Gli ammassi ci permettono di capire come una stella vive e muore. Facciamo un esempio. Se un alieno volesse imparare come vivono e muoiono gli esseri umani, ma avesse solo 30 secondi, scatterebbe foto di milioni di uomini. Non potrà osservare come vive e muore un singolo individuo, ma osservando un gruppo potrà intuire la nostra storia. Vedrebbe bambini e vecchi. Un ammasso è come un'istantanea di un certo intervallo di tempo. Ma vi sono stelle che sono in stadi molto diversi della loro vita. È questo l'elemento utile per gli astronomi. Sappiamo che le stelle più grandi e luminose sono le... Sul pianeta Terra, di notte, sono visibili a occhio nudo circa un migliaio di stelle. Se questo spettacolo luminoso può impressionarci, ci sono luoghi nella galassia dove vederlo potrebbe spazzarci via. Immaginiamo un sole ai bordi di un ammasso gigante composto da un milione di altri soli che riempiono il cielo in ogni punto dell'orizzonte. La densità stellare è molto elevata e la distanza tra le stelle può essere di poche centinaia di anni luce. I magnifici ammassi della galassia sono molto di più che qualcosa di bello da guardare. Racchiudono i segreti della formazione delle stelle o della loro distruzione quando esplodono in supernove giganti, generando gli elementi base della vita. La nostra ricerca di un ammasso cosmico comincia non attraverso le lenti di un telescopio, ma a bordo di una navicella interstellare. La missione, attraversare la galassia e scoprire perché gli ammassi sono così importanti e perché possono rivelarci i misteri delle stelle. La prima tappa, le Pleiadi, uno dei più famosi ammassi di stelle a 440 anni luce dalla Terra. Conosciuto fin dall'antichità, contiene migliaia di astri, ma solo alcuni sono visibili dalla Terra. Le Pleiadi sono chiamate le stelle sorelle. Sono un ammasso luminoso facilmente visibile nel cielo invernale. Tuttavia, le stelle veramente visibili sono solo 6 e solo persone con un'ottima vista ne vedono 8 o 10. Raramente ho incontrato qualcuno che ne vedesse esattamente 7. Forse nell'antichità c'erano altre stelle più luminose che ora si sono affievolite. Quelle facilmente visibili oggi sono solo 6, ma ce ne sono centinaia o forse migliaia. Visiteremo le Pleiadi in cerca di elementi che possano rivelare i segreti dell'universo, perché gli ammassi contengono la chiave per comprendere la nascita. Non c'è niente che ci dica se stiamo guardando una stella luminosa lontana o una stella fievole ma vicina. Le stesse regole applicate per le stelle possono essere applicate anche alle macchine. Ecco due auto di modello identico. I fari di ciascuna avranno esattamente la stessa luminosità. Da questa posizione i fari di una macchina sembrano uguali a quella dell'altra. Ma se usiamo le macchine come fossero stelle dell'universo, dobbiamo porle a distanza diversa. Ok, vai indietro. Guarda i fari ora. Quelli distanti sono più deboli di questi, malgrado sappiamo che sono uguali. Questa è la legge dell'inverso del quadrato. Se la macchina è lontana il doppio, allora i fari saranno 4 volte più deboli. Se lontana il quadruplo, 16 volte più deboli.
Ma a volte una luce che appare debole lo è davvero.